Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un mio nuovo video, una mia nuova lettura. Dopo avervi fatto il video della vita in tempo di pace, rimaniamo in ambito strega. Come sapete, la vita in tempo di pace di Francesco Pecoraro è entrato nella cinquina del 2014 del premio strega. Io ho iniziato, non so se porterò poi a termine questo mio proposito, ma ero troppo curioso di leggere Dalle rovine di Luciano Fonetta, che è il libro di cui parlerò, che si inserisce nell'iniziativa di Diana D'Ambrosio, di Non si riesco a saziarmi di libri, dello Stregaton, che attraverso quest'hashtag, questa iniziativa, permette con una catena letteraria di conoscere i titoli del premio Strega e quindi mettere in circolo un po' tutti i libri di questo concorso letterario italiano per eccellenza, che ci ha sia permesso di far conoscere libri vincitori, quindi personaggi come Moravia, Pavese, La Capria, ma molti altri anche partecipanti, i loro libri sono rimasti comunque nella narrativa, nella letteratura italiana, delle testimonianze e dei libri che vale la pena leggere. Come dice mio padre Diana, da una parte, se pensate che la letteratura italiana sia rimasta ferma a Pavese, o che secondo me molti di noi sono esterofili a tutto tondo e a partito preso, lo Stregaton è un mezzo che permette a lettori forti, non lettori forti, a chiunque voglia leggere e scoprire letteratura e narrativa italiana contemporanea, possa essere uno strumento interessante. La vita in tempo di pace, ve ne ho parlato, per me è stata una scoperta fantastica, ve lo consiglio a tutti. Terminato questo excursus, la Tounet con la sua collana di narrative italiane, scrittori esordienti, l'anno scorso con Bianca Stalin è entrata nel primo 27. Ora invece Luciano Fonetta ha superato i 27 ed è entrato nella, diciamo, dodicina, nei 12 che preludono poi la cinquina finale, che però sarà votata e saranno quelli che, fra quelli che si voterà, verrà eletto il vincitore del Premio Strega quest'anno della 70ª edizione. Dalle rovine, Luciano Fonetta, Tounet, serie collana di Vanni Santoni, letta Vanni Santoni, un libro di 184 pagine. Un romanzo breve, racconto lungo, non lo so, comunque è un libro, è narrativa, postmoderno, forse sì, onirico, sì, un libro che mi è piaciuto, nì, un libro che ritengo, a mio modo di vedere, un libro ben riuscito nella prima parte, la seconda parte, forse sviluppata meglio, poteva essere all'altezza della prima parte. Abbiamo Rivera, collezionista di serpenti, divorziato, che si avventura nel mondo del porno, quindi questo sotto nello stomaco, questo disorientamento iniziale, questo spunto, questa idea è azzeccata, riuscita e coinvolge. Coinvolge perché la narrazione con questo narratore esterno, in prima persona plurale, non capiamo bene chi siano, se i serpenti, se noi che leggiamo. Queste sono le mie opinioni rispetto a molto che questo romanzo non ci dice, ma che fa sì che noi costruiamo risposte a domande che ci suscita, pregio del libro. Queste sono mie ipotesi per quanto concerne un attimino la trama. Quindi Rivera, collezionista di serpenti, invia un video particolare a un gestore di un cinema porno che lo mette in contatto con un produttore, Jack Birmania, di conoscere un'attrice Maribel, il regista Lattada. E lì poi andranno a un festival a Barcellona e conosceranno un certo Tapia. Tapia gli darà la sceneggiatura di un suo venturo, futuro, possibile libro chiamato appunto Dalle rovine. Dalle rovine parla di cosa? Parla di un mondo distopico, di alcune persone che fanno determinate cose e che rivede questa persona come Rivera, uno dei protagonisti di questo libro. Succederanno varie cose. Il clima sarà sempre un po' claustrofobico, disturbante, disorientante. L'introspezione è un nì. Parte bene, c'è molto di Rivera, nella seconda parte, superata la metà del libro, si perde un po', si recupera un po' alla fine. Alla fine il libro lascia forse un bivio, una possibilità. Scegliere una strada e quindi pensare che cosa potrebbe succedere, però il libro non ci dice cosa succede, quindi è un finale che io ritengo bivio,
con prospettive. È un libro che ci ho ragionato un po' per capire cosa mi ha lasciato. Un libro che mi è piaciuto, è scritto bene. L'autore esordiente, giovane, va bene, la narrativa italiana, incentiviamola, compriamo italiano, compriamo giovane, va bene. L'importante è comprare, secondo me, cose che interessino, che coinvolgono e che piacciono. La lettura deve essere un piacere, non c'è da scrivere il medico né nessuno. Si compra ciò che si piace, dal romanzo rosa al romanzo che per alcuni può significare, può essere senza alcun mordente, al romanzo impegnato, triste, che ci fa mille problemi sulla vita. Va benissimo. Ragazzi, l'importante è leggere. Questo libro è da leggere? Forse. Nel senso, a me è stato prestato e quindi l'ho letto con piacere. Si è creata una bolla mediatica, social, riguardo questo libro, come molti altri libri, che mi ha portato a interessarmi. Questo, quindi forse è una strategia molto molto intelligente da parte della promozione e comunicazione di questo libro che ha fatto la Tunué, e devo essere sincera, anche la NN Editore su questo è brava, e anche alcune altre case editrici riescono attraverso i booktubers a far parlare di libri interessanti. Sono nuovi canali di comunicazione che ritengo essere diffusori anarchici e di fatto democratici della letteratura, non imbalsamata all'interno di trasmissioni che appesantiscono la bellezza della letteratura, ovviamente trasmissioni gestite da o giornalisti che non hanno più futuro nel mondo della carta stampata, che si sono creati quest'aula di intellettuali fino a se stessi, ma è che in orari assurdi, o orari di pranzo o di notte, o in orari su canali spaventevoli, non ci permettono di apprezzare, di far rivivere e trasmettere positivamente il bello della lettura e della letteratura. Detto questo mio piccolo excursus di sfogo, perché è una cosa che ci tengo attivamente a dire, tornando sul libro di Luciano Funetta, crea Funetta questa immagine di quest'uomo che ha un rapporto di un certo tipo con i serpenti, di fatto non tanto approfondito, lui non li colleziona, lui li alleva, come dice. Alcuni spunti sono interessanti rispetto alle riflessioni sulla lingua, sullo sfogo, sul mondo del porno, anche di fatto un po' sul mondo del cinema, perché il fatto che da lì, da una sceneggiatura, si voglia fare un film rispetto anche al mondo del porno è interessante, è particolare. Si parla anche di questi video snuff, snuff, di queste sevizie, video che vengono prodotti in America, poi si parla anche in Europa, che provano piacere a molti, ovviamente riprovevole, e nel mondo dei produttori, dell'arte in generale. Forse questo libro di fatto può essere anche inteso come, almeno per quanto mi riguarda, una sofisticazione dell'arte. Ovviamente mettiamo commenti, siate con me distanti nelle opinioni, avremo modo di confrontarci. Un libro forse da rileggere, un libro che ho trovato interessante soprattutto per il narratore, queste voci fuori campo di prima persona plurale che descrivono le scene e che solo nelle scene, nella trama, si parla di come questa personificazione del narratore sia vicino e a volte sia anche in contatto con il protagonista, ma che il protagonista forse non se ne accorge, forse potrebbe essere sviluppata meglio oppure non è sviluppata meglio come elemento intelligente di struttura del romanzo, che può permettere di far arrivare ad alcuni, ho letto, al capolavoro assoluto, un esordio incredibile, perché di fatto questa apertura rispetto al finale aperto, il bivio in fondo al romanzo che ti lascia vedere possibilità, probabilità, il periodo ipotetico di questo Tapia o Tapia che incontrerà questo Rivera, gli racconterà qualcosa, e poi un rimando a una parte precedente che questo Tapia Tapia viene lento, riprende nel finale, è accattivante. Sviluppato meglio forse la sceneggiatura di questo Dalle Rovine, raccontata meglio, oppure un svincolare da solo Rivera, incentrato più o meno solo su di lui, tutto il libro forse poteva renderlo più interessante. Quindi è un mi perché un romanzo poteva potere qualche pagina in più, o forse una gestione di personificazione e dei personaggi, soprattutto di spazialità all'interno della trama, mi si passi questo termine, insomma, una razionalizzazione e ottimizzazione migliore della trama, perché sinceramente io non ho capito alcune cose.
che sono palesi, ma che possono essere interpretate anche come genialità dell'artista, ovviamente, perché ciò che non ho capito, oppure che io mi sono dato un'interpretazione, ovviamente personale, e questo è anche qualcosa che arricchisce l'opera, perché di fatto mi si può dire l'artista in una chiave postmoderna onirica ti dà degli input, ti fa partire in determinate scene, non te le porta a compimento, non ti dice nulla, lascia così com'è e poi tocca a te trarne le conclusioni, sbagliare, avere opinioni diverse da lettore a lettore, questa è anche la funzione del libro. Ci sta. Ma potrebbe anche essere una gran furbata per non raccontare bene, non chiudere bene la trama. So che c'è una nuova tipologia di approccio anche di narrativa. Chi non è abituato a narrativa, per così dire, contemporanea, oltre i normali stilemi, non so se poi c'è normalità e stilemi all'interno della narrativa, che secondo me dovrebbe essere sempre opera d'arte, potrebbe però essere disorientato. Chi ha letto Foster Wallace, Pynchon, Eggers o Pecoraro e altri approcci non di romanzi con una trama lineare, sarà meno colpito e forse un pochino preoccupato, direi disorientato perché si aspetta almeno, almeno una chiusura diversa. Quindi la seconda parte perde un po', però è un libro che si legge, è un libro che ritengo sufficiente, è un buon inizio e che ho letto velocemente. Il fatto che l'ho letto velocemente comunque permette di essere un libro gradevole. E ragazzi, queste sono le mie opinioni, sono stato un po' caotico, confuso, però questo è ciò che mi ha trasmesso dalle rovine di Luciano Fuetta. Ciao a tutti ragazzi.